davvero 82 a 76, 10 secondi palla in mano. La partita è in cassaforte. La vittoria è in cassaforte per Barcellona. Non gioca. E vince il Barcellona Basket 82, Sverincella 76. Un'altra vittoria importante, da continuità alla vittoria di Marignano, e la squadra resta in scia alle prime. Vittoria importantissima e sofferta. Complimenti a Lucera, perché hanno avuto problemi durante il viaggio, quindi non era facile sicuramente venire qua e giocare la grande partita che hanno fatto. I miei ragazzi sono fantastici, io posso dire solo questo. Nonostante tutto ancora siamo in corsa e sogniamo i playoff, poi come andrà. Sicuramente la squadra sta dopo la brutta partita di Avellino, c'è stata la scossa da parte di tutti, no? Sì, perché Avellino abbiamo giocato veramente male, la responsabilità è assolutamente mia, noi dei ragazzi. Abbiamo sistemato alcune cose, ma hanno fatto tutto loro, la verità. Hanno voglia e si vede. Adesso si affrontano queste altre quattro partite, l'obiettivo è fare il meglio possibile e poi contesipano alla fine, no? Onestamente me lo stai dicendo tu, Peppe, che mancano quattro. Io penso una alla volta. Quando ne mancherà zero vediamo dove siamo. Grazie Pippo, grazie mille. Cartamella, una battuta velocissima in diretta, un'altra vittoria importante in questo percorso dei play-off. Sì, un'altra vittoria importantissima in chiave di play-off. Non ci nascondiamo, perché vogliamo assolutamente andarci, sarebbe assolutamente una conclusione più che meritata per la grandiosa annata che stiamo facendo, e quindi questo è il nostro obiettivo assolutamente. Grazie, grazie mille. E dal Palalberti vi salutiamo con i tifosi che ancora continuano a festeggiare.